A Paolo Tripodi, che è CEO e Head of HR del gruppo Icrea. Oggi sostituisce il direttore generale, che è il dottor Mauro Pastore, ritirando il premio Wellbeing for Good. Questo progetto, prende il nome da una piattaforma digitale che in modo permanente si occupa della promozione del benessere attraverso lo sport, no? E sulla quale va a innestare in maniera integrata e olistica un po' un percorso di mindfulness. Potrebbe raccontarci meglio questo progetto? Sì, grazie a tutti per avermi invitato, grazie per il premio. Prima di rispondere, se mi consente, solo una frase per dirvi cosa sia il gruppo bancario Icrea. È un gruppo bancario che vive in maniera un po' strabica perché è costituita da componenti pieni di tradizione. Le nostre banche che fanno parte di questo gruppo hanno una tradizione, un radicamento sul territorio pluridecennale, eppure il gruppo nasce solamente nel 2019, anche a seguito della riforma Renzi. Ora, perché questo è importante? Perché noi ci stiamo inventando come gruppo, stiamo creando proprio una serie di strumenti da questo punto di vista. La nostra funzione HR ha un ufficio dedicato che si chiama People Care e Iniziative di Welfare, e questa che lei stava citando è una delle tante iniziative di welfare che noi abbiamo. Abbiamo ovviamente le campagne vaccinali, le campagne di prevenzione, abbiamo uno sportello psicologico che forse è simile a alcune delle iniziative che abbiamo sentito precedentemente, ma a questo contest abbiamo partecipato con questa piattaforma. Questa piattaforma nasce ai tempi della pandemia, tempi che diciamo sembrano distanti, ma in realtà sufficientemente recenti, ma che ci hanno colto proprio al momento in cui questo gruppo andava creandosi. Per darvi un'idea del senso di creazione, sappiate che voglio dire il 15% circa della nostra forza lavoro è nuova, è fatta da nuovi dipendenti. Questo l'abbiamo utilizzato come se fosse un collante per fare in modo che durante i tempi della pandemia le persone, i nostri colleghi, potessero beneficiare di un benessere fisico e anche creare un po' di community tra persone che avevano gli stessi interessi. Poi, man mano che la pandemia allentava la sua morsa, gli eventi sono diventati da virtuali, dai classici allenamenti domestici, sono diventati fisici, ci sono aggiunti dei contest, i trainer specializzati e professionali hanno dato non solo i consigli su diversi sport, ma hanno creato delle challenge. Qua si è innestata la componente sociale, noi abbiamo fatto partnership con Sport Senza Frontiere. E con essa ogni volta che facciamo, diciamo, delle corse, raccogliamo dei fondi proprio per fare in modo di finanziare i loro progetti. Recentissimamente abbiamo così, oltre ad aver curarci della parte fisica dei nostri dipendenti, abbiamo cercato di creare un progetto di mindfulness. Li conoscete tutti, siete più esperti di me. Si tratta, voglio dire, di percorsi di meditazione che consentono in realtà di aumentare l'autoconsapevolezza. Ma nella sostanza sia la parte curare la parte fisica che la parte mentale tende in realtà ad avere un dipendente più ingaggiato che riesca meglio a gestire il suo equilibrio tra vita privata e lavoro, che sappia gestire gli stress, che sappia comunque in ogni caso essere un essere umano più felice, insomma. Questa è la nostra piattaforma. Grazie. Grazie.